Ciao e bentornati su Shifai Recap Edita. Prima di iniziare, attenzione, allerta spoiler. Oggi andrò a spiegare un film fantascientifico d'azione russo intitolato Project Gemini. Buona visione. Il film inizia con il notiziario che mostra l'ecosistema terrestre mentre viene distrutto da un virus mortale non identificato. Sono stati fatti diversi sforzi da scienziati di fama mondiale, ma nessuno di loro ha avuto successo. Per questo motivo, il numero di disastri naturali aumenta in modo significativo, e tutti prevedono che la Terra diventerà inabitabile entro poco. Nel frattempo, il dottor Steven Ross, che sta guidando il progetto Gemini o Progetto Terra 2.0, e i suoi colleghi ricercatori hanno appena scoperto un antico oggetto extraterrestre chiamato la Sfera, che credono possa essere il creatore della vita e un motore non identificato. La squadra del progetto Gemini riesce a duplicare l'oggetto alieno con gli stessi esatti materiali, e scoprono un nuovo pianeta abitabile, chiamato Tess, che possono raggiungere con la nuova tecnologia che consente di viaggiare nello spazio profondo. Oltre a questo, sono riusciti a decifrare con successo diversi codici per utilizzare la sfera siccome ha un linguaggio proprio, e hanno intenzione di creare una nuova casa per l'umanità con essa. Steven e il suo team, composto da Leona, Peter, David e il sindaco Ryan Connell, faranno una spedizione a Tess per testimoniare direttamente le condizioni del pianeta e installare la sfera lì. La moglie di Steve, Amy, prova a impedire a suo marito di andarsene, ma è troppo tardi perché la navicella è già partita. Mentre Steve e Peter controllano il motore, all'improvviso qualcosa salta fuori dalla sfera, indicando che non sono soli. Dopo aver viaggiato per un po' nello spazio, l'equipaggio è finalmente pronto per il salto, così iniziano la procedura. Tuttavia, qualcosa va storto durante il salto, e alla fine arrivano in una parte sconosciuta della galassia. Steve incolpa Peter e lo butta fuori dalla cabina di pilotaggio, accusandolo di non aver seguito il protocollo di salto, ma Peter insiste sul fatto di aver controllato tutto prima di avviare la procedura. Essi sono completamente intrappolati nella galassia e non possono tornare indietro, poiché non riescono a trovare punti di riferimento familiari e dati per descrivere la loro posizione attuale. Dall'altra parte, Peter disattiva le telecamere di sorveglianza e decide di esaminare il motore da solo. Non molto tempo dopo, il veicolo spaziale segnala un oggetto che si sta avvicinando e si scopre che è il cadavere di Peter. L'intero equipaggio si fa prendere dal panico e inizia a perdere la speranza. David crede che Peter si sia suicidato dopo aver fallito la missione. Dopo il lutto, si rendono conto che c'è un pianeta vicino, che risulta essere molto meglio essere terraformato rispetto a Tess. Steve, in qualità di leader della missione, decide che proveranno a esplorare il pianeta, ma Ryan e Richard non sono d'accordo perché è troppo rischioso e il pianeta è ancora instabile poiché è giovane. Tuttavia, le loro opinioni non contano, perché Steve è colui che prende le decisioni finali, e loro devono obbedirgli. Viene richiesta la sequenza di aggancio, e Ryan, Steve e diversi membri dell'equipaggio si avvicinano al pianeta. Dopo aver attraversato una tempesta, la squadra sul campo riesce ad atterrare sul pianeta. La scena si sposta brevemente al momento in cui Steve regalò a sua moglie un bellissimo gioiello realizzato con il materiale della sfera. Nonostante l'atterraggio in sicurezza, Richard riferisce che l'aereo è senza carburante, il che significa che non possono tornare sulla nave madre e sono intrappolati là. Trovano una grotta adatta e si preparano immediatamente per portare la sfera all'interno. All'arrivo alla caverna, iniziano l'installazione del dispositivo e tornano poi all'aereo. Nel frattempo, Richard, che è solo nella nave madre, scopre un gel trasparente e casualmente trova una registrazione di Peter prima che fosse in qualche modo espulso dalla nave. Quella sera, racconta agli altri della registrazione, rivelando che Peter è stato ucciso da un essere non identificato e non si è suicidato. Scopre anche che l'essere, chiamato il Troiano, è uscito dalla sfera ed è attualmente sull'aereo dell'equipaggio. Ryan si rende conto che Steve sta nascondendo qualcosa sulla sfera e lo esorta a dire la verità all'intero equipaggio. La scena si sposta al passato, mentre Steve esaminava la sfera sulla Terra, quando all'improvviso si imbatté in un essere umano non identificato. Tornando al presente, si rifiuta di discutere dell'anomalia che ha trovato in precedenza e se ne va. Viene rivelato che la figlia di David è morta poco prima della spedizione e Steve inizialmente gli suggerì di ritirare la sua intenzione di unirsi al viaggio, ma lui volle comunque venire perché era quello con la migliore comprensione del progetto insieme a lui. Tornando all'aereo, Steve chiede a David di unirsi a lui per controllare la sfera. All'inizio lui si rifiuta perché ora è Ryan al comando, ma cambia idea dopo che Steve gli ha detto che sono l'ultima speranza dell'umanità per sconfiggere il virus emergente sulla Terra. All'arrivo, regolano l'impostazione della sfera, ma il Troiano si avvicina lentamente a loro. David va nel panico e inizia a sparare alla sfera disattivandola. Tornano immediatamente indietro e riescono a malapena a raggiungere l'aereo.
Ryan li affronta e avverte Steve che non ha più il diritto di prendere decisioni. Ad un tratto, viene attivato l'allarme, indicando che il troiano è riuscito a irrompere nell'aereo. Leona, che è ancora confusa sulla situazione di emergenza, cammina per il corridoio e vede accidentalmente il troiano in laboratorio. Fortunatamente, riesce ad arrivare alla sala di controllo. Tutti i membri dell'equipaggio si sono radunati lì, dove il troiano non può entrare. Siccome il generatore principale dell'aereo è rotto, non riescono ad accedere alle videocamere. Steve si offre volontario per collegare tutti i dispositivi elettronici al generatore di riserva, al fine di ripristinare le telecamere di sicurezza e le comunicazioni. Dopo un momento mozzafiato, Steve riesce a ripristinare la potenza dell'aereo e torna sano e salvo nella stanza dopo essere stato salvato da Ryan. Pianificano quindi una strategia per far uscire il troiano fuori, dove Steve sarà l'esca principale. Riesce a intrappolare temporaneamente il troiano in una stanza, mentre gli altri si preparano a sbloccare le camere d'equilibrio. Dopo che tutte le camere vengono aperte, Leona rilascia manualmente il troiano, che corre immediatamente verso Steve che stava aspettando fuori dall'aereo vicino agli ugelli del motore. Frank cerca di distrarre il mostro per un po' finché il motore non viene acceso, ma è troppo tardi e rimane ucciso. Steve si ritira sulla nave mentre il troiano torna alla grotta. Fortunatamente per loro, riescono a raccogliere uno dei suoi tentacoli. La scena torna di nuovo indietro, a quando Amy esortò Steve ad abbandonare la missione, ma lui volle comunque andare anche dopo che lei gli rivelò di essere incinta. Si scopre che stava anche sviluppando un vaccino per il virus, e da quel momento la loro relazione peggiorò, fin tanto che Amy non volle parlargli più. Gettò via il suo braccialetto e se ne andò. Tornando al presente, Steve esamina il tentacolo e il frammento. Scopre che è realizzato con lo stesso materiale della sfera, mentre David giace debole dopo essere stato infettato dal virus. Alla fine, scopre che il tentacolo è un trasportatore. Ryan ha perso la fiducia di Steve e decide di rinchiuderlo nel laboratorio. Lui continua il suo esperimento con il tentacolo e il frammento e scopre che non si sono mossi nello spazio, ma hanno viaggiato nel passato e sono tornati indietro di 4 miliardi di anni. Richard si rende quindi conto che il pianeta di fronte a loro è in realtà il pianeta Terra. Steve afferma che il frammento è esattamente lo stesso pezzo di quello che ha dato ad Amy. Capisce anche che la sfera sulla Terra e quella che hanno installato sono la stessa identica sfera, ma solo in un tempo diverso. Dal momento che non possono salvare le persone sulla Terra, Steve ha intenzione di parlare ad Amy del virus e aiutarla indirettamente a creare un vaccino. Lui sa che la sfera rimarrà nella grotta fino a quel giorno e anche che lui le darà il frammento. Scriverà quindi un messaggio per lei nel frammento, dicendole come collegare la sfera. È fiducioso che ad Amy mancherà e alla fine tornerà al braccialetto e troverà il codice. Nel frattempo, Ryan, che ancora non conosce la verità, progetta di far saltare in aria il dispositivo. Richard ora supporta Steve e sblocca il laboratorio, esortandolo a contattare Ryan di persona e spiegare tutto quanto. Suggerisce di far entrare il troiano nell'aereo e di usare la bomba per distruggerlo. Tuttavia, David si presenta all'improvviso e spara a tutti. Ha perso la testa, affermando che nessuno dovrà soffrire poiché nessuno è stato ancora creato. Steve riesce a sparargli e lo manda via. Dopo ciò, attiva la bomba e attira il troiano nell'aereo con un fumogeno. La bestia arriva, finalmente rivelandosi, e mette Steve alle strette, ma lui riesce comunque in qualche modo a scappare. Viene quindi affrontato da David, che viene impalato dal troiano. Alla fine, fugge dall'aereo poco prima che la bomba esploda e faccia esplodere tutto. Steve diventa l'unico sopravvissuto, ma ha solo un'ora siccome la sua bombola di ossigeno è stata colpita. Nel bel mezzo della tempesta, torna immediatamente alla grotta e riattiva la sfera. Intanto, nel presente, Amy, che trova il braccialetto con il codice scritto sopra, corre verso la sfera e la attiva con successo. La sfera le permette di mettersi in contatto con Steve, che le fornisce l'equazione e gli ingredienti necessari per fare il vaccino. Prima di scomparire, Steve si scusa ed esprime i suoi sentimenti per l'ultima volta. Alla fine del film, Amy dà alla luce un bambino e riesce a sviluppare il vaccino. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!